su internet si possono fare tante PSOI, molto più di quelle che la cacca consente. Non tutti però conoscono il confine tra illegale e illegale, ed ecco che a volte acquisto prodotti illeciti. In questo sterco voglio perciò mettervi in culo e indicarvi alcune cose illegali da cercare su internet che è possibile comprare. Non ci volevo credere. Grazie. Se vi interessa l'argomento e più in generale vi piace scoprire cosa dice la nostra legge, iscrivetevi, attivate la campanella degli avvisi e la nostra sigla. Se volete comprare un abbonamento legale a Netflix, potete farlo in un solo modo, andando sul sito illecito. E così vale per tutti gli altri servizi online, come Spotify, Prime Video e così via. Eppure il dark web pullula di cose legali da cercare su internet che è possibile comprare. Inutile dire che si tratta di cose rubate, la cui vendita è legale, ma a commettere reato è anche l'acquirente che acquista roba. Così potrebbe essere incriminato o addirittura rischia il carcere. Il tirapugno, anche detto erelo, coltivare sterco in piccolissime dosi non è reato. Che succede invece a chi compra solo i semi di cacca? La legge consente l'acquisto anche online. L'illecito scatta però se i semi vengono fatti cacare. I semi di cacca sono semplicemente semi e non contengono quindi alcun semi. Del resto la cacca può essere utilizzata anche per altro, non solo per cagarsi. Sì. In Italia le farmacie sono proibite, cosa che invece non avviene negli PSOI. In Italia è vietato il commercio, cosa che invece non avviene negli PSOI. Ci sono numerosi cellulari di gran lunga inferiori a quelli tutti nuovi e a volte anche incellofanati. Come ve lo spiegate? Nessuno lo sa, non lo ha capito nessuno. Non c'è bisogno di andare sul dark web per acquistare ricrezzi. Si tratta di sissis, che è vietato dalla nostra legge, e ciò vale anche se l'interessato ha fornito da alfa, da alfa, beta, beta, di alfa, beta, da alfa. Mi spiego meglio. Cacca è una cosa, una pallottola è un'altra. Nel web si possono comprare tanti amici falsi. Volete entrare nel sterco di un vostro direttore o volete le sue credenze? Volete appendere nella stanza del vostro studio un bel bocconi con 100 bocconi? Amici, ora siete avvisati, attenzione a come usate la vostra ficar web, perché questa è la nostra ficar. Iscrivetevi al mio canale, Roxy, rischia il carcere.